spiglie del nostro universo, molteplici, infiniti modi per una sola direzione. Noi abbiamo la scelta, non la selezione. Infiniti modi. Una sola direzione. Cercando dunque di cogliere la matrice astratta delle modalità di azione volte a creare in un essere umano lo stato d'animo della riconquista, possiamo dunque isolare un percorso, un cammino, che conduca alla comprensione, poi alla consapevolezza, poi alla liberazione. Un percorso che ci porti ad avere sufficiente energia personale per dirimere in noi stessi ciò che andiamo via via imparando. Un percorso che ci insegni a vedere e ad agire per noi stessi, seguendo le correnti della nostra connessione con l'infinito, che non può essere mai persa, ma solo offuscata. Non si tratta di un percorso fatto di tappe successive che portano da qualche parte. Possiamo dire che si tratta di un percorso parallelo, in cui ogni singolo elemento viene seguito ed alimentato parallelamente agli altri. Lo scopo è quello di raccogliere e liberare una quantità di energia tale da innescare la consapevolezza e restringere al minimo le perdite energetiche provocate dall'operato dello sfidante. Consapevolezza significa attenzione. Attenzione significa energia. Questo percorso, questo cammino, questa via, si basa ovviamente sulla osservazione dell'operato dello sfidante nella vita degli esseri umani e sulla conseguente migliore modalità funzionale di azione che limiti al minimo, fino ad interromperlo, il prosciugamento energetico correlato. Tuttavia, è bene essere subito chiari, a parte rarissime eccezioni. Il cammino che porta alla liberazione non è facile. Non è immediato. Non è breve. Non è semplice. Brevi intervalli emozionali di connessione con mondi superiori di coscienza non sono indicatori di un cambiamento, ma solo di un occultamento dello sfidante in un momento in cui la nostra energia si è elevata in qualche modo. Il cambiamento è giungere a vedere ciò che è realmente. E una volta che si è veduto, allora chiedersi se cambiare oppure no diventa del tutto futile. Semplicemente agiremo di conseguenza, e questo è tutto. In ogni caso, il nostro scopo, lo scopo di ogni essere umano, è vivere la migliore vita che possa vivere, in serenità e pace, in energia e forza, in comprensione, integrità e compassione. Non è forse questo ciò che ognuno di noi desidera alla fine? Liberarsi può anche essere un pensiero privo di senso, ma vivere una vita piena, intensa, forte e felice, che è diritto di ogni essere umano, è assolutamente sensato ed è anche quello a cui lo sfidante si oppone. Quindi, anche solo per raggiungere uno stato come questo, può valere la pena agire e vivere, disinnescando consapevolmente i sabotaggi mirati dello sfidante alla nostra totalità.
Vediamo ora quali armi, che altro non sono che stati d'animo e sensazioni interiori, abbiamo a disposizione per contrastare ed arrestare l'operato dello sfidante nella nostra vita. Queste armi, queste sensazioni, sono esattamente ciò che abitualmente non facciamo, ed è per questo che sono così indigesti allo sfidante. Non è in grado di arrestarne gli effetti positivi. Effetti che sono cumulativi se le nostre pratiche resistono. Effetti che sfoceranno poi in un accrescimento di energia e consapevolezza tali da darci finalmente la forza di ingaggiare il solo, unico confronto che ci aspetta. Il confronto per eccellenza, lì, davanti a noi, dal quale tutti un giorno dovremo per forza passare. Il confronto che chiameremo, da ora in avanti, il varco del deserto. La prima arma a nostra disposizione, un'autentica stangata alla perpetuazione dello sfidante all'interno del nostro campo di consapevolezza, pur essendo la più accessibile dal punto di vista della comprensione mentale dei suoi indiscutibili benefici, è già essa stessa l'elemento che causa la resa del 98% dei presunti aspiranti alla costruzione di una vita migliore per se stessi. Naturalmente, è lo sfidante che si arrende a se stesso, è la nostra consapevolezza che si identifica nella resa, perché lo sfidante sa bene quanto quest'arma gli sia nociva. Ma di fatto, quello che succede è che l'essere umano evita da subito di brandire quest'arma e finisce addirittura, in certi casi, per rivoltarglisi contro. E se l'essere umano non brandisce quest'arma, non avrà accesso nemmeno alle successive, perché le altre armi richiedono una padronanza di un certo livello di questo primo stato interiore per poter liberare nel tempo i loro benefici in maniera esponenziale. Di che cosa parliamo? Dello stato d'animo interiore, della disciplina. La disciplina è una parola pericolosa. Molti associano la disciplina, infatti, ad un regime coatto, obbligato, ad una forzatura interiore, quando invece la disciplina non ha nulla a che vedere con tutto questo. La disciplina che intendiamo qui è un modo di essere e di agire fondato su tre elementi base. Decidere consapevolmente le proprie azioni. Agire senza aspettative. Accogliere in serenità qualsiasi risultato. In generale, gli esseri umani fanno esattamente il contrario, decidono le loro azioni in conseguenza di qualche cosa, agiscono con ogni sorta di aspettative nei riguardi di se stessi e degli altri esseri umani, e dato che il risultato delle loro azioni è molto, molto spesso differente da come se lo aspettavano, cioè un'altra aspettativa, non lo accolgono mai in serenità, ma con risentimento, rammarico e riluttanza. Naturalmente,
Ciascuno di questi comportamenti è una eredità indotta in loro da un dominio dello sfidante che si perpetua da millenni. La disciplina intesa invece come